Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Legoast90, e benvenuti quest'oggi a questo nuovo video dedicato a Medal of Honor Warfighter, con questo gameplay che ci farà da cornice appunto del comparto multiplayer di questo videogioco. Era da un po' che non facevo video appunto su questo titolo, avevo fatto sì una streaming in cui vi proposi un po' il multiplayer, ma finalmente eccoci qua con un vero e proprio commentary dedicato a Medal of Honor Warfighter. Sono qui insomma per riflettere un po' su quello che io dissi su questo videogioco, su come è cambiata la mia idea e soprattutto anche altri pensieri comunque legati a tutto quello che si è detto intorno a questo videogioco, che, sarò sincero, si è parlato molto di questo videogioco e soprattutto se ne è parlato molto male, in senso, in tutti i sensi, nel senso che si è parlato male del videogioco, nel senso che non è stato reputato come un bel videogioco, e soprattutto se ne è parlato male, nel senso che se ne è parlato in maniera, secondo me, inappropriata e inopportuna, senza pensare effettivamente e riflettere su quello che circonda il mondo di sparatutto, senza effettivamente, diciamo, una vera e propria coscienza di quello che si stava dicendo, ecco. E sono il primo ad averle parlato male e sbagliando sì, ma in buona fede, ecco. Innanzitutto, prima di iniziare voglio anche consigliarvi un video. Ieri ho appunto visto un video di Rick122 che trattava appunto di come molta gente si sia adeguata e uniformata ai pensieri di alcune persone. Insomma, molti pecoroni che seguivano l'idea di pochi, creando quindi una massa che senza riflettere andava e seguiva le parole di alcuni, no? E questo appunto si è generato con Medal of Honor. Molte delle critiche o comunque delle recensioni sono state negative, molti si sono poi adeguati, si sono arrangiati, hanno seguito questo senza effettivamente pensare, provare né informarsi veramente sul videogioco, perché non è quella recensione che vedrete in cui viene dato un 6, un 5 al videogioco che vi darà il vero valore di questo titolo, perché, sarò sincero, ho letto quelle recensioni, molte recensioni non lo so, mi chiedo perché ci siano dovute finire con questo videogioco in questo modo. Soprattutto perché, leggendo quella recensione mi dico: perché solamente Medal of Honor, quando sono anni che ci sono titoli banali, sparatutto uguali a tutti gli anni uguali, e mi trovo quest'anno solamente una recensione del genere? Vediamo un po', la campagna di Medal of Honor a quanto pare non li ha convinto del tutto. Boh, a me, io la sto giocando, mi sta piacendo, certo non è un gran capolavoro, eppure ci sono momenti drammatici, ci sono momenti emozionanti, c'è gameplay, c'è varietà e mi sta piacendo. Gioco a Medal of Honor Warfighter, sì, buonanotte, gioco a Call of Duty Modern Warfare 3, la campagna io l'ho trovata piuttosto chatta, insomma banale, e dall'inizio alla fine sapevo esattamente cosa sarebbe successo, eppure l'ho giocata, mi ha divertito per carità, ma non l'ho trovata questa gran campagna. Eppure guardo le recensioni, gran titolo, grandissimo videogioco, stupendo in ogni dove, eppure è stato un gioco di merda. Ma allora mi chiedo, che senso ha una recensione? Che senso ha? Mi domando sull'utilità di una recensione quando questa effettivamente ha conti fatti non alcuna veriticità di quanto possa essere affermato in quelle parole scritte da alcune persone, ecco. Ma io adesso non vado a capire questo, per carità, ci penso più che altro, penso su quanto effettivamente ci sia di vero in quello che viene scritto. Anche Battlefield, molti fanno il paragone, Medal of Honor un Battlefield, e molti dicevano nelle recensioni: ma rispetto a Battlefield, cosa c'entra rispetto a Battlefield? Stiamo parlando di Medal of Honor, non stiamo parlando di Battlefield. E detta tutta, la campagna di Battlefield durava 4 ore, 5 ore del cazzo, voglio dire questa parolaccia, perché una volta sono abbastanza infastidito da quello che è successo. Eppure non si dice nulla a Battlefield che la campagna dopo tutto fosse breve, comunque neanche nulla di speciale. Io la metto in paragone a Medal of Honor e trovo che entrambe le campagne abbiano più o meno il medesimo valore, nulla di più, nulla di meno. E allora mi chiedo, perché questo accanimento contro questo videogioco? Perché? Perché uno l'ha detto, allora tutti ci dobbiamo andare dietro. Io adesso sono il primo ad aver giocato questo videogioco alla beta e aver detto: questo gioco è una cagata. Ho fatto un video in cui parlavo della beta in live, che non mi era piaciuto. Ho fatto una flop 10 mostrando i difetti che non mi avevano convinti. E ora ho il piacere di ricredermi. Innanzitutto quei video che feci erano dei difetti sulla beta, non sul gioco completo, sulla versione console, quindi sapevo benissimo che quello era un parere su un qualcosa di non definitivo e quindi non poteva essere del tutto vero. E infatti certo c'era verità, ma molto di sbagliato. Ed ora io ho il piacere di fare questo video contraddicendo ciò che dissi precedentemente. Io prima dissi: no, Medal of Honor mi faceva schifo. Ed ora faccio questo video dicendo che chiunque abbia detto che Medal of Honor faccia schifo si sbaglia. Certo, magari non potrà piacerti, non sto dicendo che debba piacere a tutti, questo sia chiaro. Però non può essere detto che Medal of Honor sia un gioco di merda. La critica si sta scagliando contro questo gioco. Eppure
In single player sono praticamente alla fine, mi manca l'ultima missione e voglio vedere come andrà a finire, perché sono davvero intrigato in questa storia. Soprattutto il multiplayer non è perfetto, si intenda, ma non è neanche da buttare via. Ci gioco, mi diverto, è bello giocare soprattutto con i compagni. Tanti aspetti positivi, il fire team, la personalizzazione. Penso, non ho mai visto una personalizzazione così completa. Non sparo tutto, insomma. Tirando le somme su questo videogioco, diciamo le cose come stanno. Il gioco non fa cagare, il videogioco ha dei difetti, ha dei bug che verranno risolti. Certo, spawnare nel vuoto dà fastidio, queste cose sono bug, sono cose che vengono risolte. Non so voi, ma io mi ricordo che appena uscì il gioco, Battlefield su Metro non si poteva giocare per il semplice fatto che se tu spawnavi spesso sottoterra e camminavi nella terra, uccidevi nemici da dei glitch assurdi. Ancora oggi ci sono dei glitch su Battlefield, eppure nessuno si preoccupa di parlarne. E io sono veramente infastidito, irritato dal vedere come la critica vada ad accanirsi contro questo videogioco. Questo lo sto ripetendo, lo so. Però, a conti fatti, il videogioco non fa schifo. Certo, ci sono dei difetti. Però mi chiedo, se tu parli di questo videogioco in questo modo, allora per coerenza dovresti farlo anche per gli altri. Ma questo non succede, allora perché? Perché? Perché siete dei pecoroni? Ricky 122, secondo me, ha perfettamente ragione nel suo video in cui dice che talvolta è il caso di pensare con la propria testa. Informatevi, fatevi una cultura d'altra parte, non ascoltate le mie parole. Per esempio, io adesso sto dicendo che è bello, non sto dicendo una verità assoluta, sto dicendo la mia opinione. Adesso voi sentite questa opinione e poi la mettete in confronto con un'altra, con un'altra ancora, e poi tirerete le vostre somme e valuterete voi come videogioco. Alcuni di voi ci staranno anche giocando, l'avranno comprato, e probabilmente se avete comprato e se ci state giocando, guardando questo video non potrete altro che essere d'accordo con me, perché alla fine quello che sto dicendo, secondo me, per tutti coloro che l'hanno comprato non può che essere vero. Perché alla fine ci si rende perfettamente conto che il videogioco non è perfetto, ma non è anche da buttare via. E quindi io vi invito a ripensare un po' su questo Medal of Honor. E soprattutto faccio questo video con la perfetta consapevolezza di aver detto di qualcosa di sbagliato su questo videogioco. Ed ora ho il piacere di ricredermi. Insomma, a me non piace dire nulla di... cioè, non trovo il senso di accanirmi mai contro un videogioco. E se l'ho fatto mi dispiace. Ed ora, giocandoci, ho il piacere di ricredermi che nonostante il mio primo parere negativo e le prime impressioni negative su Medal of Honor, ora lo guardo con un'ottica diversa, sapendo con totale consapevolezza che questo videogioco, dopo tutto, non è da buttare. Come videogioco ci si può divertire con gli amici, e soprattutto se questo videogioco continuerà ad essere supportato dalla Danger Close e dalla Electronic Arts, senza pensare di abbandonare questo brand solamente perché la critica inconsapevolmente l'ha affondato, senza effettivamente sapere di che videogioco stava parlando. Perché io mi chiedo come si faccia a recensire un videogioco basando il 90% della propria recensione sul comparto single player, senza capire che questo videogioco punta su ben altro, senza capire che la grafica non è così da buttare. Tutti, la grafica non è all'altezza di Battlefield. Ma cosa c'entra che non è all'altezza di Battlefield? Stiamo parlando di Medal of Honor, non di Battlefield. Il paragone non sussiste. Può sussistere nel momento in cui si dica: sì, magari non è esattamente la stessa, ma eppure io lo metto lì nella mandria, nella nicchia di tutti i videogiochi, e questo gioco spicca per la sua grafica, perché comunque, detta francamente, la grafica di Medal of Honor è sopra la media di tutti i videogiochi usciti in questo periodo, in questi anni. Quindi, per favore, talvolta sarebbe il caso magari di non seguire la massa anche nelle recensioni. Non lo so, io vedo queste recensioni proprio con un po' di disprezzo, perché sono contento che la critica esista ancora, ma mi farebbe piacere che la critica possa essere coerente con quello che fa ogni giorno. Tutto qua. Detto questo, cari ragazzi, il mio pensiero su Medal of Honor è questo: un videogioco che, nonostante mi abbia deluso all'inizio, mi ha dato il piacere di quella ebbrezza che si scopre contraddicendo proprio se stessi, sapendo di potersi ricredere, e perciò, ora come ora, io posso dire che Medal of Honor, dopo tutto, presenta sì dei difetti, ma non è anche un gioco da buttare via. E quindi, se vi piacesse giocare uno spartutto comune, uguale a tutti, possiamo dirlo, comunque Medal of Honor non può fare che per voi. Insomma, Medal of Honor, tutto sommato, non è un videogioco così orrendo. Quindi, cari ragazzi, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere la vostra. Io, secondo me, c'è tanto da dire su Medal of Honor. E avrò altre occasioni, vorrei portarlo un po' avanti su questo canale, per quanto magari possa non piacere alla gente, perché secondo me il suo spazio se lo merita. Ecco, perché comunque è un videogioco che riuscirà a strapparmi un po' di ore di divertimento e in compagnia di amici. Questo è l'importante. Quindi, cari ragazzi, pensateci sopra a Medal of Honor, fatemi sapere la vostra. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, perché è sempre da me apprezzato. Un saluto da LEGO S90 e ai prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi.